Euro 2020 a tinte nerazzurre. Seconda parte di questo secondo appuntamento con Euro 2020 a tinte nerazzurre, dedicato alla nostra sfida senza tempo di oggi. Portogallo-Germania è stata una partita spettacolare, 4-2 per i tedeschi. Per noi però invece è una sfida tra due grandi ex nerazzurri, Luis Figo da una parte e Jürgen Klinsmann dall'altra. Iniziamo parlando del nostro campione portoghese e lo facciamo ricordando uno dei gol più belli della sua carriera, segnato proprio in un europeo, sempre con la maglia del Portogallo. Lo sentiamo. Figo's having to operate even more attackingly now. He really hits that one. Oh, that is just sensational from Luis Figo. Seaman just stood and watched it and it flew in. Umberto Coelho is off the bench and applauding. That was a fantastic strike. Era la prima partita del girone in cui era inserito il Portogallo di Euro 2000 contro l'Inghilterra. Il Portogallo era sotto di due gol dopo 18 minuti con le reti di Scholes e McManaman, e Luis Figo si inventa veramente un gol da capogiro. Apre questa rimonta con un destro potente, preciso, perfetto dalla lunga distanza che termina il suo viaggio all'incrocio dei pali. Lui è partito praticamente dalla tre quarti campo inglese, viene lasciato colpevolmente spazio a Luis Figo, che ha tutto il tempo di decidere che cosa fare: prendere la mira, tirare questo destro che finisce all'incrocio dei pali. Seaman, il portiere inglese, non ha nemmeno provato la parata, però un gol veramente fantastico che vale l'1-2 del Portogallo. Poi il Portogallo in quell'edizione dell'Europeo del 2000 arriverà fino alla semifinale, è comunque un percorso importante per Luis Figo e compagni, un percorso che gli frutterà addirittura anche il pallone d'oro, non solamente grazie a quanto ha fatto vedere con la maglia del Portogallo, naturalmente anche per quanto aveva dimostrato con quella del Real Madrid. Tra l'altro Luis Figo in carriera ha giocato tre europei, quello del 1996 in Inghilterra, arrivato ai quarti di finale, nel 2000, quello che abbiamo appena sentito, in semifinale tra Olanda e Belgio, e l'ultimo nel 2004 in casa, dove sembrava che il Portogallo avesse grandi possibilità di vittoria. Poi invece perse quella incredibile finale contro la Grecia, 1-0, gol di Angelos Karisteas, una vittoria rimasta nella storia al pari di quella della Danimarca del 1992. E tra l'altro Figo all'Inter, è giusto per ricordare anche un po' la sua carriera: 140 presenze, 11 gol tra il 2005 e il 2009, però con un bottino piuttosto importante: 4 scudetti conquistati, una Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane. Lascia al termine della prima stagione di José Mourinho, non partecipa alla vittoria del triplete, però diciamolo, è come se fosse un tripletista Luis Figo, perché era veramente una personalità presente, anche se in realtà non era lì, non era fisicamente all'interno del gruppo squadra. Passiamo invece all'altro protagonista della nostra sfida senza tempo, ovvero Jürgen Klinsmann. Sentiamo. Klinsmann, Beerhoff, set it up initially for somebody else, then they had the shot, the goalkeeper can't keep it out, and Germany have won it, the golden goal, game over. Eh sì, il golden goal decideva l'edizione del 1996 dell'Europeo giocato in Inghilterra. In finale la Germania di Jürgen Klinsmann contro una sorpresa anche in questo caso, un po' come per il Portogallo, la Repubblica Ceca, che arriva veramente fino all'ultimo scontro di Euro 1996. Klinsmann non segna in quella finale contro la Repubblica Ceca, però ci mette lo zampino nel golden goal che porta la Germania al trionfo, e praticamente lui che avvia l'azione, che serve ad Oliver Bierhoff l'assist. Poi l'ex centravanti dell'Udinese, ma anche del Milan, del Chievo Verona, con una lunga carriera in Italia, riesce a segnare di sinistro piegando le mani del portiere ceco e consegna la vittoria alla Germania con la formula del golden goal, che poi sarebbe ricapitata 4 anni dopo, nel 2000, lo sappiamo bene, a nostro discapito, l'Italia che perde 2-1 contro la Francia con il golden goal di Davide Trezeguet. Meno male che dopo l'hanno tolta questa regola veramente allucinante. Comunque per Jürgen Klinsmann, 3 europei disputati, così come Luis Figo, 2 finali giocate, una persa nel 1992, quella contro la Danimarca, e poi invece quella vinta in Inghilterra 4 anni dopo contro la Repubblica Ceca, che abbiamo appena risentito, tra l'altro giocata da capitano. È stato proprio Jürgen Klinsmann a sollevare la coppa. Certo, non vestiva più la maglia dell'Inter, però comunque aveva vissuto 3 stagioni importanti, 123 presenze con la maglia nerazzurra per Jürgen Klinsmann tra tutte le competizioni, 40 gol. È stato da noi tra il 1989 e il 1992, con la conquista anche di una
una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA, quella del 1991 che ci ricordiamo tutti con grande piacere. Questa era la nostra sfida senza tempo, la sfida attuale tra Germania e Portogallo ha premiato i tedeschi per 4-2. Scegliete voi effettivamente se volete far vincere Luis Figo o Jürgen Klinsmann, magari mandandoci dei messaggi su WhatsApp con l'app di Radio Nerazzurra, oppure se vedete questo video sui nostri social, su Facebook, su Instagram oppure su YouTube, potete mandarci dei commenti qui sotto, avete la possibilità di scriverci chi preferite tra Jürgen Klinsmann e Luis Figo, chi si merita il premio della sfida senza tempo di quest'oggi tra Portogallo e Germania. Vi ricordo ancora una volta che potete scaricare l'app di Radio Nerazzurra, la trovate gratis su tutti gli store, Google Play e App Store, la potete installare sul vostro telefono per poter ascoltare tutte le nostre trasmissioni e naturalmente anche tutti i nostri podcast che vi proponiamo quotidianamente. Con questo secondo appuntamento di Euro 2020 a tinte nerazzurre è veramente tutto, ci risentiamo tra qualche giorno quando avremo in mano tutti i verdetti al termine del terzo turno dei gironi, sempre ovviamente qui sulle pagine social di Radio Nerazzurra. Da Fabio Donolato un saluto, ciao a tutti e buon europeo. Euro 2020 a tinte nerazzurre.